l'ordinanza emanata dal ministro Speranza, da oggi è sospesa l'attività delle discoteche e delle sale da ballo, abbiamo raccolto il parere dei gestori, degli organizzatori e della gente. Un giovane di Latiano trovato positivo al Covid dopo una vacanza in Croazia è ora in quarantena, la notizia ufficializzata oggi dal sindaco Mino Maiorano. Il comune di Taranto si pone sulle ditte che eseguono i lavori. La città dice basta, strade deturpate, poco sicure a causa dell'installazione della fibra ottica. In queste ore l'assessore Occhinegro presso i cantieri per un attento monitoraggio. La Virtus Francavilla ha dato il via alla stagione agonistica 2020-2021, ritrovo allo stadio, tamponi e prima seduta di allenamento. Domani tocca a Taranto, in ritiro in Umbria, a Pietralunga. Lecce a metà tra conferme e volti nuovi, Brindisi, sonore cruciali per la panchina. Buon pomeriggio, siamo all'edizione regionale del nostro TG che apriamo con il fatto del giorno. Si parla della chiusura delle discoteche con l'ordinanza emanata ieri sera dal ministro della Salute Speranza. Sentiamo nel dettaglio con il servizio di Antonio Bucci quali sono i dispositivi che dovranno essere attuati a partire proprio da oggi. Le regioni dovranno adeguarsi, stavolta senza possibilità di deroga, a discoteche chiuse con valenza dal 17 agosto, anzi no, nella bozza definitiva del provvedimento del governo ad essere sospesa è l'attività del ballo. Dunque, discoteche e locali simili possono rimanere aperti, ma a patto di limitarsi a svolgere altre attività, come la ristorazione, ad esempio, e la misura si estende anche ad altri luoghi nei quali si possano organizzare eventi simili, lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate e libere, spazi comuni delle strutture ricettive, oppure altri luoghi aperti al pubblico. Si chiude così il vertice tra esecutivo e regioni, convocato dal ministro Francesco Boccia, dopo il nuovo incremento dei casi di Covid-19, attività sospese. Recitava già il decreto della Presidente del Consiglio del 7 agosto scorso, obiettivo tornare ora al senso di quel provvedimento, facendo allineare chi nel frattempo si è mosso diversamente e confermando la linea del Comitato Tecnico Scientifico, senza mettere il ginocchio in comparto, ma anche senza abbassare la guardia, fanno sapere dalla capitale, tanto da non concedere sui territori spazio di manovra se non in senso restrittivo rispetto alla cornice nazionale. Soltanto Calabria e Basilicata finora avevano optato per lo stop netto. In compenso sarà riconosciuto un sostegno economico agli esercizi costretti all'ulteriore battuta d'arresto. Tornano anche le mascherine, dalle 18 alle 6 del mattino obbligatorie su tutto il territorio nazionale, anche all'aperto, e in aree come piazze, slarghi, lungomari compresi, nei quali si rischino assembramenti. E su questo argomento torneremo poi durante i nostri telegiornali provinciali di Taranto, Brindisi e Lecce. Adesso lo stacchetto e poi il via alle notizie di Taranto e Provincia. Ed eccoci a 85 News Taranto, sgomento, commozione per i funerali del piccolo Michele, il bimbo di 20 mesi morto a Pallaggiano, la sua famiglia è di Massafra. Vediamo il servizio di Gianmarco Sansolino. Vichingo affettuoso lo chiamava la mamma, dolcissimo, vivace e simpatico, combinazione perfetta delle migliori qualità di mamma Annalisa e di papà Domenico. La gente affolla persino all'esterno della chiesa di San Leopoldo Mandice. Così Massafra dà l'ultimo saluto al piccolissimo Michele Martino Maraino, morto tragicamente nella giornata di Ferragosto. Mascherine e distanziamenti pur di assicurare l'affetto e la vicinanza alla famiglia. Voi non potete e non dovrete mai rimproverarvi nulla perché per vostro figlio avete dato la vita, una vita brevissima ma anche intensissima. Vostro figlio è stato amato. Ogni singolo istante dei suoi 600 giorni di vita è stato felice e ha concluso nella gioia la sua esistenza giocando in quella che per lui è stata una entusiasmante avventura. Così il parroco Don Michele 40. È il padre che muore, è la madre che muore, è il futuro che viene meno. Tutto questo è disumano, non è umano. Perché condanna un uomo e una donna a sopravvivere alla propria morte. Per questo, per un genitore che perde un figlio, non v'è conforto che possa venire dalle parole pronunziate o ancor peggio scritte e consegnate in un messaggio
o ad un post. Tutto quello che possiamo e dobbiamo fare in questa circostanza è tacere. Tacere ed abbandonarci in uno sconfinato grido di silenzio. Quel silenzio che rivela il rispetto di chi partecipa alla sofferenza altrui. La prima lettura e il salmo responsoriale sono stati affidati al sindaco della cittadina, Fabrizio IV, legato da una parentela alla famiglia. I genitori hanno deciso di affidare le loro parole alla madrina di battesimo del piccolo Michelino. Due compleanni significativi. Il penultimo del mio primo mezzo secolo, spero, e il primo celeste di mio nipote Michele, sole della mia vita e di quella di tutti coloro che hanno condiviso tempo, sorrisi ed energie con lui. Qua giù, a mamma, papà e Alice, non preoccuparti, ci penserà zia Rosi. Cambiamo argomento, adesso ci occupiamo delle vicende legate al siderurgico tarantino. ArcelorMittal ha fatto sapere di aver trasformato la cassa integrazione in ordinaria in Covid. Interessati sempre 8.182 addetti. Vediamo il nostro servizio. I sindacati metalmeccanici hanno ricevuto la comunicazione da parte di ArcelorMittal con la quale viene revocata la procedura di cassa integrazione ordinaria trasformata in cassa Covid per 6 settimane, confermato il numero di 8.182 dipendenti dello stabilimento di Taranto. La cassa integrazione legata all'emergenza Covid si collega ai precedenti decreti legge in materia. Nella comunicazione inviata ai sindacati l'azienda spiega che il ritiro della procedura di cassa integrazione ordinaria è dovuto alle sopravvenute disposizioni normative connesse all'epidemia Covid-19. Da luglio dello scorso anno e sino a metà marzo scorso si è fatto ricorso per crisi di mercato alla cassa integrazione ordinaria. Infine è prevista per oggi la ripartenza di 2 impianti del siderurgico tarantino che l'azienda ha fermato alla vigilia di Ferragosto. Si tratta rispettivamente della finitura Nastri 2 che è stata riaccesa alle 7 e del treno Nastri 2 che ricomincerà a funzionare nel pomeriggio. In questi 2 giorni di fermata gli impianti in questione sono stati presidiati con un organico molto ridotto ed è terminata anche la chiusura di 2 settimane che gli uffici di ArcelorMittal hanno effettuato a partire dallo scorso 3 agosto. Restiamo in qualche modo in argomento perché relativamente a quanto apparso su alcune testate giornalistiche e su alcune testate web, Allianz Green Service AGS Italia si dissocia da quanto riportato affermando che nessun comunicato è stato pubblicato nei giorni scorsi né alcuna dichiarazione è stata ufficialmente rilasciata a nessun giornale. Con circa 150 dipendenti, di cui 120 addetti alle pulizie civili, fa parte della filiera dei fornitori che servono ArcelorMittal, oltre alla pulizia, prosegue la nota di AGS, viene fornito servizio di dematerializzazione in loco delle scorie BOF. AGS non commenta, ma il suo rapporto commerciale con i suoi clienti in qualunque paese operi resta comunque di natura personale privata. Detto questo andiamo avanti adesso con i controlli che sono stati effettuati dai carabinieri durante il ponte di Ferragosto. In particolare c'è stata un'operazione sul controllo del lavoro all'opera militari del Comando Provinciale di Taranto. L'intervento è stato finalizzato al contrasto dei fenomeni di sfruttamento e la sistematica violazione delle norme a tutela della dignità personale e professionale dei lavoratori negli ambienti di lavoro. I carabinieri delle compagnie di Manduria e Martina Franca con i colleghi del nucleo dell'Ispettorato del Lavoro e del NAS hanno effettuato diversi controlli nei luoghi della Movida lungo la litoranea salentina nonché presso residenze sanitarie socioassistenziali e locali di intrattenimento. Nel corso dei servizi sono state rilevate violazioni al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid negli ambienti di lavoro. Ci sono state delle segnalazioni che sono state poi trasferite alla prefettura di Taranto e adesso vediamo com'è andata invece l'attività svolta dalla questura di Taranto. La questura di Taranto prova a fare un bilancio del lungo ponte di Ferragosto. Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto delle vigenti normative anti-Covid. Luoghi di incontro, spiagge sono stati oggetto di una costante presenza di uomini e donne in divisa. 100 agenti della Polizia di Stato impegnati, rappresentanti della questura e dei commissariati territoriali, hanno presidiato il territorio e controllato gli esercizi pubblici. In Viale del Tramonto e al Lido Azzurro sono stati istituiti servizi preventivi di controllo per evitare gli accampamenti selvaggi.
passaggi. Numerose tende e gazebo rimossi, evitata anche l'accensione di falò in spiaggia. L'attività è stata estesa su tutta la litoranea ionico-salentina. Il personale della divisione di polizia amministrativa della Questura ha svolto inoltre controlli amministrativi presso gli esercizi pubblici per il rispetto della normativa di settore. Accertate 7 violazioni, elevati verbali per un totale di 5.400 euro. Il servizio di contrasto all'abusivismo commerciale è stato posto in essere con il sequestro di circa 100 prodotti contraffatti. Particolare attenzione anche da parte dei poliziotti della Polizia Ferroviaria impegnati nel controllo dei viaggiatori in arrivo da altre regioni allo scalo ferroviario tarantino. 13 sono state le persone, in gran parte in giovane età, trovate in possesso di sostanze stupefacenti. Il consuntivo di questi giorni, fa sapere la Questura, ha fatto registrare 421 persone controllate, 223 veicoli, 13 automezzi sono stati sequestrati perché privi di polizza assicurativa. I servizi, fa sapere il questore Bellassai, continueranno anche nelle prossime settimane. E adesso parliamo delle strade di Taranto. L'installazione della rete a fibra ottica in tutta la città sta comportando una serie di manomissioni stradali sulle quali l'amministrazione Melucci ha attivato un serio monitoraggio. Intanto giungono costantemente alla nostra redazione alcune segnalazioni. Sentiamo Gianmarco Sanzolino. Torniamo oggi ad occuparci degli asfalti sfregiati in città a causa dei lavori per l'installazione della fibra. A inizio estate avevamo raccolto il vostro parere con i nostri microfoni aperti. Questi interventi molto spesso minano la sicurezza stradale oltre che il decoro urbano. Interviene a tal proposito il Comune di Taranto, che fa sapere di aver attivato un serio monitoraggio. I cantieri non sono di competenza comunale, ma grazie all'interlocuzione con uffici e aziende coinvolte è stato possibile, riferiscono da Palazzo di Città, impartire a queste ultime il rispetto rigoroso di tempi e modalità di esecuzione degli interventi. Le tracce rosse sull'asfalto, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Ubaldo Chinegro, devono restare scoperte per almeno 30 giorni affinché il cemento possa assestare. È una prescrizione prevista dalle norme. Prima che trascorra questo lasso di tempo non è possibile procedere alla posa dell'asfalto. Attraverso il confronto con le ditte, in particolare con Oper Fiber, l'amministrazione ha imposto che la copertura delle tracce con asfalto si allarga 1,5 metri e non mezzo metro come previsto dal capitolato. In questo modo, spiega Occhinegro, abbiamo evitato la formazione di quel fastidioso effetto cordolo molto spesso visibile sulle strade interessate dai lavori. Inoltre abbiamo sincronizzato gli interventi di competenza nostra con i loro, affinché sulle arterie inserite nel nostro grande piano strade e marciapiedi la posa della fibra avvenga preliminarmente. Una sinergia di intenti semplice e forse scontata per alcuni, ma che fino ad oggi non era mai stata attuata. Dunque si spera che il problema possa evitare di riproporsi. Intanto sono state poste le basi. E restiamo in argomento perché abbiamo ascoltato le dichiarazioni dell'assessore interessato, ovvero Ubaldo Occhinegro, assessore del Comune di Taranto. Buongiorno a tutti, siamo su via Catania quest'oggi, stiamo monitorando i lavori di Open Fiber che sta ripristinando finalmente gli asfalti in tutta la via Catania, via Siracusa e tutto il quartiere Sulito. Come sapete ci sono tante segnalazioni da parte dei cittadini che ci segnalano appunto che le strade sono state in qualche modo manomesse da Open Fiber. Stiamo monitorando la situazione, stiamo obbligando Open Fiber a ripristinare nei tempi prestabiliti. La cosa importante da capire è che, come vedete, questa traccia rossa che è visibile, che caratterizza tutti i cantieri di Open Fiber, deve rimanere scoperta per un tempo di almeno 30-40 giorni per potersi consolidare. E loro poi sono obbligati successivamente a ripristinare. Stiamo monitorando quindi la situazione, abbiamo chiesto di velocizzare i ripristini per assicurare la sicurezza dei pedoni e delle auto. Abbiamo una notizia di cronaca nera. Nella tarda serata di ieri è stata consumata una rapina a Marina di Ginosa ai danni di un supermercato della catena Alter. L'episodio è avvenuto all'orario di chiusura dell'attività. Un uomo con il volto coperto da casco integrale, armato di pistola, si è introdotto all'interno dell'attività, intimando sotto la minaccia dell'arma la consegna dell'incasso. Il rapinatore è poi fuggito in sella ad una moto di grossa cilindrata. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Marina di Ginosa e della compagnia di Castellaneta.
Apriamo adesso la nostra pagina politica. La federazione provinciale del Partito Democratico accoglie entusiasticamente la vendita delle case a un euro in Città Vecchia a Taranto, decisa dall'amministrazione Menucci per rilanciare il quartiere. Sentiamo Leo Spalluto. Il piano di rigenerazione della Città Vecchia con le case in vendita ad un euro annunciato dalla Giunta Melucci entusiasma il Partito Democratico di Terra Ionica e quanto testimoniano in una nota il commissario della Federazione Provinciale di Taranto Giovanni Chianese e il coordinatore organizzativo Lino De Guido. Con la pubblicazione sul sito del Comune di Taranto del bando case a un euro per ripopolare la Città Vecchia, sottolineano, giunge a compimento un complesso iter amministrativo che spalanca le porte al percorso di rigenerazione urbana e sociale avviato nella città dei due mari. Gli edifici interessati saranno 7, potranno essere richiesti da soggetti pubblici e privati e dai cittadini. La proposta e il progetto dovranno pervenire entro il prossimo 20 novembre. L'obiettivo perseguito dal sindaco Melucci, dall'assessore alle politiche abitative Viggiano e dall'amministrazione comunale, rimarcano, è quello del ripopolamento e della rivitalizzazione del sistema socio-economico della Città Vecchia, mediante la creazione di una rete abitativa oltre che turistico-ricettiva diffusa, da attuarsi attraverso la cessione dei beni al prezzo simbolico di un euro. I cantieri avviati e conclusi, quelli aperti in scadenza di consegna, dicono la sperimentazione di un sistema integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il potenziamento delle infrastrutture del mare, l'avvio di progetti nuovi di mobilità urbana sostenibile e la presa in carico delle aspettative di qualità della vita per le persone indigenti sono solchi concreti che segnano il tracciato dell'essere amministrativo. Amministrazione responsabile e visionaria. Il Partito Democratico, concludono, predispone tutta la sua squadra di governo al servizio delle istituzioni locali e della comunità dei due mari. C'è una nota di Nicola Cesaria, candidato alla presidenza della Regione Puglia con Lavoro Ambiente e Costituzione, fa riferimento alla chiusura del reparto UTIN di Taranto, dice è una chiara rappresentazione di un modello di sanità pugliese. Poi la chiusura della terapia intensiva neonatale di Taranto procurerà grossi problemi, secondo Cesaria, per i neonati della provincia ionica che dovranno insieme ai propri genitori essere curati e assistiti presso altre strutture ospedaliere a distanza di almeno 100 chilometri. Una situazione, scrive Nicola Cesaria, che deve essere analizzata, poiché è paradossale, secondo il suo parere, in cui tutti si rimpallano le responsabilità con frasi del tipo non ci sono specialisti e che non può concludersi con la chiusura del reparto e i cittadini a pagarne le conseguenze. È una vergogna, secondo Cesaria, e crediamo, conclude, che la preoccupazione e il grido d'allarme riportati in una lettera da un'infermiera del reparto UTI indirizzata al Presidente della Regione Puglia non debba cadere nel vuoto e insieme a tutta la cittadinanza bisogna impedire la chiusura del reparto UTIN. Una nota, lo ricordiamo, di Nicola Cesaria, candidato alla presidenza della Regione Puglia. Proseguiamo adesso con le notizie riguardanti la politica, ma ci spostiamo sul versante occidentale della provincia ionica. È arrivato anche in provincia di Taranto il cosiddetto tour della Lega dedicato ai problemi delle aziende agricole. Stamattina l'iniziativa ha visto la partecipazione del vice segretario federale, onorevole Crippa, del candidato alla vicepresidenza della Regione Puglia, Altieri, e del vice segretario regionale Chiarelli. C'era anche il deputato Rossano Sasso. Dopo Foggia e Bari è arrivato anche a Taranto il tour organizzato dalla Lega in Puglia e Ora di Agricoltura, dedicato alla scoperta dei problemi vissuti dagli agricoltori. 5 le tappe tarantine dell'iniziativa, che ha visto la partecipazione dell'onorevole Andrea Crippa, vice segretario federale della Lega, e dell'onorevole Nuccio Altieri, candidato vicepresidente alla Regione, e dell'onorevole Gianfranco Chiarelli, vice segretario regionale. Presente anche il deputato Rossano Sasso. La delegazione ha visitato l'azienda Arcobaleno di Filippo Bellacicco a Palagiano, l'azienda a Capurso dedita alla produzione di agrumi e uva da tavola a Castellaneta, l'agrumeto di Michele Santa Croce a Castellaneta Marina, l'azienda Fratelli Serini per la produzione di agrumi e kiwi a Ginosa, l'azienda agrituristica Tocchi di Puglia a Castellaneta Marina, dove c'è stato un incontro con i militanti, e presso la cooperativa Terre dello Ionio, di cui vi proponiamo le immagini, che si dedica alla produzione di anguri ed ortaggi a Ginosa. Beh, ho incontrato tante persone che hanno voglia di lavorare e di rimanere in Puglia, che però spesso non si sono sentite ascoltate e tutelate dalla politica regionale e dalla politica nazionale. Qui servono più soldi per l'agricoltura, soldi che ci sono e che sono arrivati col PSR, ma non sono arrivate nelle tasche dei contadini e degli agricoltori. Servono
meno tasse, meno burocrazia e più tutele nei confronti di coloro che si svegliano alle 6 del mattino e lavorano nei campi sotto il sole. L'agricoltura è la vera eccellenza pugliese, una delle attività produttive più importanti che in questi 5 anni ha subito la regione, che se n'è dimenticata assolutamente. Stiamo incontrando in campagna, nelle aziende di trasformazione come questa, tanti lavoratori, lavoratrici, imprenditori, braccianti, e da tutti loro arriva una sola richiesta, quella di poter lavorare in serenità, poter lavorare senza una burocrazia asfissiante e spesso cieca. Si è preso contezza che la provincia di Taranto rappresenta un po' la Cenerentola delle province della regione, e questo lo si è dovuto a 15 anni di governi di sinistra che l'hanno relegata in tale posto. È evidente che tanto Salvini quanto Crippa hanno interesse a far riemergere soprattutto il nostro territorio, che è fatto di bellezza, di cultura, di gente laboriosa e soprattutto di tante persone animate da buona volontà che vogliono lavorare. Restiamo ad ovest del capoluogo ionico, ma percorriamo qualche chilometro avvicinandoci alla città, pertanto ci fermiamo a Lido Azzurro, 300 metri di passerelle, fa sapere il sindaco di Taranto Melucci, sono state installate nella zona per consentire l'accesso a mare, sono state realizzate in materiale ecocompatibile nei 2 punti di accesso al mare indicati proprio dai cittadini. Giorno di duro lavoro per gli operatori, ma il risultato e la consapevolezza di aver reso accessibile la spiaggia a tutti, conclude il sindaco, ripagano le fatiche. Il mare è di tutti. Purtroppo, interviene l'assessore al patrimonio Francesca Viggiano, e anche di tutti quegli incivili che hanno sporcato la spiaggia di Lido Azzurro e che costringeranno ad un duro lavoro anche gli operatori che si occupano della pulizia delle spiagge. Noi ce la mettiamo tutta per rendere decorosi e accessibili i luoghi pubblici, ma i cittadini, prosegue e conclude Viggiano, devono fare il resto. I beni comuni sono di tutti e devono essere rispettati da tutti. È il concetto facile che ci auguriamo venga compreso anche da chi quotidianamente dimostra di non avere a cuore la sua stessa terra e la sua comunità. Come dicevamo in apertura, ci occupiamo adesso delle reazioni dopo l'ordinanza del ministro Speranza sulle discoteche, che oggi sono chiuse, come sapete. Abbiamo ascoltato gli organizzatori, vediamo il servizio di Gianmarco Sansolino. Anche nella provincia di Taranto questa nuova ordinanza scuote il mondo dei locali da ballo, e non soltanto. Queste nuove chiusure influiscono ancora su una stagione che, possiamo dirlo senza ombra di dubbio, sostanzialmente è andata male. Avete lavorato poco e male. E abbiamo dovuto impiegare molto più personale per il controllo, insomma, degli spazi al chiuso, perché c'era la possibilità di stare senza le mascherine soltanto negli spazi all'aperto. Abbiamo ridotto le capienze al 70%, quindi abbiamo organizzato serate con più costi e meno ricavi, e quindi già la stagione, insomma, non proseguiva per il meglio, ecco. Adesso con questa nuova ordinanza come cambiano le cose per voi? Intanto si chiude fino ai primi di settembre, poi? Allora, di base la chiusura è prevista fino al 7 di settembre, abbiamo molte difficoltà perché le programmazioni artistiche erano già in atto, molte discoteche hanno già pagato e hanno dei contratti in essere con gli ospiti, e praticamente questi acconti ormai sono stati già versati, si recupereranno probabilmente le date con gli artisti chissà quando, ma chiaramente si crea un problema anche di flusso di cassa, perché gli acconti sono stati già erogati, si aspettavano alcuni introiti che non ci saranno. Oltre al settore degli imprenditori, di chi organizza e dei gestori, c'è anche un altro settore che è tutto un indotto, e i ragazzi che con voi lavorano, pensiamo ai DJ, ai vocalist, insomma, queste persone come faranno? Perché probabilmente non riusciranno nemmeno a maturare una disoccupazione. Durante il periodo di lockdown la categoria, diciamo, dei lavoratori nel mondo della notte è stata sicuramente quella meno tutelata e meno garantita, non hanno avuto alcun supporto, e quindi l'auspicio almeno è che sia le imprese, ma soprattutto anche i ragazzi che lavorano normalmente con dei contratti a chiamata, quindi hanno dei CUD molto bassi, abbiano comunque dei sussidi da parte dello Stato, perché altrimenti non lo so dove si va a finire. Ma anche poi per tutto l'indotto, perché è inevitabile che con una serata organizzata con alcuni artisti si può promuovere il turismo, ci sono più persone negli alberghi, più persone nei ristoranti, più persone che vanno a comprare vestiti per partecipare a queste serate.
Torneremo su questo argomento poi nelle prossime edizioni dei nostri TG, tra poco con quello di Lecce in particolare. Adesso chiudiamo parlando di piste ciclabili, perché a Taranto ci sono e sono anche moderne, recenti, ma non vengono utilizzate adeguatamente, secondo il nostro parere, dai tarantini. Di questo ne abbiamo discusso nel corso delle precedenti edizioni dei nostri notiziari. E intanto l'amministrazione comunale ha previsto degli interventi. Sentiamo quali nel servizio di Leo Spalluto. L'amministrazione comunale a Carosino ha attivato il Summer Camp 2020 che racchiude in sé un'idea di pedagogia, socialità, cultura che diventa attività ricreativa e sportiva. Questi gli ingredienti che possono offrire agli adulti di domani le giuste motivazioni per coltivare fin da oggi il rispetto per gli altri, delle regole, lo spirito di aggregazione, il senso di appartenenza. Per questo motivo, nell'ambito delle politiche educative, ha preso forma l'offerta dei centri estivi, già a partire dallo scorso luglio, ma questa volta con una formula del tutto nuova, coinvolgendo la cooperativa Il Blu, le associazioni Archeo Club, Lab Lib, la dottoressa Cristiana Gigantiello, la squadra guidata dal sindaco di Cillo, attiva questa esperienza dal 17 agosto e sino al 18 settembre. La sede resta il centro sportivo in via Toniolo, si potranno svolgere a titolo completamente gratuito attività di vario tipo, tra cui corsi di nuoto, mini tennis, mini basket, educazione ambientale, animazione sportiva, culturale e ricreativa. Tante le iscrizioni, riguardano 30 minori tra i 6 e i 12 anni che dal lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere trascorreranno insieme questa esperienza che sicuramente sarà da ricordare nel rispetto sempre delle norme anti-Covid. Consumeranno un pranzo sigillato in monoporzione fornito da una ditta incaricata per il catering. Per arricchire i contenuti dell'offerta ogni settimana verrà coinvolta una diversa associazione locale. Inoltre, guidati dal personale della polizia locale, i giovani potranno essere sensibilizzati in tema di sicurezza stradale, riconoscimento delle situazioni di pericolo. 5 settimane che favoriranno il coinvolgimento anche delle famiglie. Sarà trattato in breve un seminario sul tema pertinente l'infanzia e l'adolescenza. E questo era un servizio sul Summer Camp di Carosino. Adesso vediamo quello di Leo Spalluto sulle piste ciclabili a Taranto. Il Comune di Taranto punta sulle piste ciclabili. La Giunta Melucci ha infatti approvato la delibera che conclude la fase di studio sulla mobilità ciclabile per dare avvio alla realizzazione dei primi percorsi. La volontà è di far seguire a questo primo avvio una fase di confronto e partecipazione con cittadini e soggetti interessati per condividere lo studio fatto e le scelte sugli ulteriori progetti di mobilità leggera. Sono stati studiati e analizzati più di 16.000 percorsi casa scuola e casa lavoro per definire e avviare la realizzazione di piste ciclabili compatibili con le reali esigenze di mobilità leggera. Attraverso l'impiego di un modello di simulazione sono state individuate 2 sottoreti prioritarie che costituiscono un sistema che completa il circuito del quartiere Borgo saldandosi alla pista ciclabile già esistente su Viale Magna Grecia. Presto, fa sapere l'assessore Gianni Cataldino, raggiungeremo l'obiettivo di definire il biciplan di Taranto, inteso come piano attuativo dello scenario proposto dal piano urbano di mobilità sostenibile del comune. Per i primi interventi è stata scelta una soluzione infrastrutturata leggera che garantisce rapidità di esecuzione, contenimento dei costi e massimizzazione della sicurezza per i ciclisti rispetto alle soluzioni non infrastrutturate con impiego della sola segnaletica. Questo è il percorso individuato. La pista ciclabile inizia a nord in corso Due Mari in corrispondenza del ponte girevole a senso unico in uscita dal ponte stesso, in quanto la direzione opposta termina all'intersezione con via d'Aquino, per poi raggiungere frontalmente il ponte da via Matteotti in corsia riservata a bus dopo aver attraversato piazza Garibaldi. Prosegue con piazza Garibaldi, dove affacciano gli attrattori Palazzo Archita e Museo Archeologico Nazionale, e sblocca nell'area pedonale di via d'Aquino. La pista ciclabile, sempre unidirezionale, raggiunge il lungomare Vittorio Emanuele III percorrendo via Regina Margherita in direzione sud. Lungo il tratto del lungomare è stato previsto inoltre il collegamento trasversale con il borgo attraverso piazze Balia e via Berardi, in modo da riconnettersi all'area pedonale di piazza Maria Immacolata. Il collegamento è utile al raggiungimento delle 3 scuole superiori, Pitagora, Battaglini e Archita. È tutto per questa edizione di Taranto del nostro telegiornale. Tra pochissimo le news di Brindisi, troverete in studio Cristina Cavallo. Grazie, arrivederci.
Buon pomeriggio e ben ritrovati. Questa è l'edizione di 85 News dedicata a Brindisi e Provincia. Edizione che apriamo parlandovi purtroppo di altri casi di Covid-19, in particolare un giovane di Latiano è stato trovato positivo al coronavirus dopo una vacanza in Croazia e ora è in quarantena. La notizia è stata ufficializzata dal sindaco Mino Maiorano. Il primo servizio di Michele Iurlaro. È andato in Croazia per 6 giorni di vacanza, quindi è rientrato in Italia, in Puglia, in provincia di Brindisi. È rientrato nella sua Latiano, dove volontariamente ha deciso di sottoporsi al test sierologico. Il primo ha dato esito negativo, il secondo, eseguito presso l'ASL, era invece positivo. Torna il Covid a Latiano con un giovane del posto, ora in quarantena domiciliare dopo aver scoperto la positività al coronavirus. La notizia è stata ufficializzata dallo stesso sindaco di Latiano, Mino Maiorano, che una volta informato dalla prefettura ha voluto comunicarla anche alla cittadinanza. Il sindaco peraltro spiega come anche i familiari del giovane siano ora in quarantena e che lo stesso, in attesa di conoscere l'esito del test, aveva incontrato pochissimi amici e sempre con le dovute precauzioni. Insomma, sulla carta la situazione sarebbe sotto controllo con l'ASL che sta monitorando la vicenda. Resta però alta la tensione. In Puglia la quarantena è obbligatoria per chi rientra da Spagna, Malta e Grecia, paesi ad alto rischio contagio, come si è visto, altissimo. È stato un ferragosto all'insegna della responsabilità sul fronte della viabilità e nel rispetto delle misure anti-Covid. Il bilancio tracciato dal comandante della Polizia Locale di Brindisi, Antonio Refice. Responsabilità e prudenza. Sono queste le parole d'ordine che hanno contrassegnato il comportamento dei brindisini nel weekend di Ferragosto. Ad affermarlo il comandante della Polizia Locale, Antonio Refice, a Canale 85, che conferma viabilità rallentata nei punti nevralgici, con qualche sinistro fortunatamente di lieve entità. La viabilità ovviamente è stata molto rallentata dal grande flusso di veicoli in circolazione, soprattutto su determinate arterie, in particolare la litoranea, quindi la SP41, ex-SP41, e su via Mater Domini, quindi le strade che conducono al mare. Oltretutto ci sono stati anche alcuni sinistri che hanno rallentato ulteriormente il già grande traffico presente. Per quello che riguarda il centro cittadino, c'è stata una massiccia presenza di avventori nei locali nelle serate, soprattutto durante la tarda serata, cui ovviamente corrisponde anche un gran numero di veicoli presenti in città. E poi mascherine e distanziamento sul fronte anti-Covid, spesso ritenuto assente da alcuni cittadini e segnalato alla Polizia Municipale per un pronto intervento. Ci sono arrivate diverse segnalazioni di assembramenti, di mancate distanze, uso di mascherine in spiaggia, però francamente con le forze in campo è davvero complicato poter far fronte a tutte le esigenze, ed è per quello che rinnoviamo continuamente, costantemente l'invito a che ognuno faccia la propria parte, senza necessità che ci siano le forze dell'ordine a intervenire in ogni angolo della città e non. Cambiamo decisamente argomento. Al termine di una partita di calcetto tra ragazzini, il padre di uno dei giovanissimi calciatori ha colpito con un pugno al volto il genitore di un bimbo della squadra avversaria, provocandogli la frattura dell'assetto nasale. È accaduto a Carovigno. Al termine di una partita di calcio tra ragazzini, uno dei genitori è entrato in campo e ha sferrato un pugno al volto al papà di un bambino che giocava nella squadra avversaria. È avvenuto in una struttura privata di Carovigno, scatenando una rissa tra genitori. La vittima, 32enne, ha riportato la frattura e la deviazione del setto nasale con una prognosi di 20 giorni. L'aggressore è stato identificato e denunciato dai carabinieri della stazione di Carovigno e della compagnia di San Vito dei Normanni. Si tratta di un 57enne di Trigiano, in provincia di Bari.
I due pare si fossero punzecchiati più volte durante la partita di calcetto tra ragazzini, forse sollecitati dal fatto che i rispettivi figli in campo avevano contrasti piuttosto vivaci, questioni di gioco e di ragazzi, nelle quali invece i genitori hanno ritenuto di volersi immischiare e di farlo in maniera violenta. Quando la partita è finita si sperava che fossero terminate anche le discussioni tra i genitori, ma uno dei due ha raggiunto l'altro mentre si trovava sul terreno di gioco e lo ha colpito con un pugno al volto. Immediatamente sono intervenuti altri genitori per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, quindi è stato chiesto l'intervento dei carabinieri che hanno identificato l'aggressore e lo hanno denunciato a piede libero. Ancora cronaca, truffe per acquisti online, due denunce. I carabinieri della stazione di Brindisi Centro, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà due persone per truffa aggravata. Si tratta di due episodi differenti. Nel primo caso è stato denunciato un 29enne di Torino, il quale si è reso irreperibile dopo aver incassato 4.800 euro, una somma versata tramite bonifico bancario da un 46enne di San Pietro Vernotico. Quest'ultimo aveva versato la somma di denaro per l'acquisto di un'autovettura a una Lancia Y targata, ma dopo l'incasso il torinese si è reso irreperibile. Ora è stato identificato e denunciato dopo che l'uomo ha presentato denuncia ai carabinieri. Un 52enne di Foggia è stato denunciato invece per l'acquisto di una roulotte tramite un sito internet. Questi, dopo aver concordato il prezzo per l'acquisto, ha ritirato il mezzo ed ha pagato con assegno falso di 6.800 euro dalla Banca Popolare di Reggio Emilia. Il venditore, un 43enne foggiano, è stato truffato ed ha sporto denuncia proprio ai carabinieri di Brindisi. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo ad Ostuni. Dopo 3 mesi di restauro torna a casa la statua argentea di Sant'Oronzo a poche settimane dai festeggiamenti ridotti in onore del santo a causa dell'emergenza Covid-19. Il servizio. A ridosso del Ferragosto la gioia e l'emozione per il ritorno a casa. La comunità di Ostuni infatti ha potuto idealmente riabbracciare la statua di Sant'Oronzo. 3 mesi d'attesa, un lavoro intenso, particolareggiato. Poi la gioia e l'emozione per il ritorno a casa dopo il restauro. E davanti alla Basilica Minore Concattedrale della Città Bianca, fedeli e anche diversi turisti hanno assistito all'arrivo della statua. Tra i presenti, Don Pietro Suma, parroco della cattedrale, Agostino Buongiorno, presidente dell'Associazione Cavalcata di Sant'Oronzo, una delegazione dei cavalieri che ogni anno scortano la statua del santo nella solenne processione, evento che per il 2020 non ci sarà a causa delle misure anticontagio determinate dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Un intervento di recupero della statua ha ritenuto da più parti necessario, come spiega Don Pietro Suma. Era consapevolezza diffusa e comune che questa statua aveva bisogno di un restauro. Come parroco non posso che esprimere la mia soddisfazione a nome della città che venera il santo. Questa statua rappresenta la comunità ostunese da 226 anni. Il messaggio che può partire da questo ritorno è quello che dobbiamo riacquistare fiducia anche nei momenti più difficili. Una statua che potrà essere ammirata solo da chi visita la cattedrale per l'impossibilità il 26 agosto prossimo della solenne processione che vanta una tradizione ultracentenaria. In quest'anno di pandemia, dove non è possibile portare la statua in processione, abbiamo fatto di necessità virtù. Abbiamo voluto manifestare una nostra attenzione particolare nei confronti di Sant'Oronzo, spiega Don Pietro Suma. Tra i più emozionati all'arrivo di Sant'Oronzo, Agostino Buongiorno, presidente dell'Associazione Cavalcata. È stata una grande emozione portarlo la prima volta, ma è un'emozione ancora più grande andare a riprendere la statua. Ci dispiace non portarlo in processione tra poche settimane per i noti problemi. Da parte di noi cavalieri, però, come associazione, cercheremo di dare il nostro contributo. Tutte le sere, riferisce Buongiorno, parteciperemo con una nostra rappresentanza alla novena come sentinella in costume d'epoca. Stessa cosa che avverrà il 26 agosto prossimo. Ed ora ci spostiamo da Ostuni a Francavilla Fontana. Polemica nella città dell'Imperiali sul mercato settimanale svoltosi di sabato nonostante la giornata festiva. Accuse al veleno tra Confcommercio e amministrazione comunale. Sentiamo.
Pochi clienti, pochissime bancarelle, con neppure 20 operatori pronti a raccogliere l'invito dell'amministrazione comunale che avrebbe abballato, diciamo così, lo svolgimento del mercato settimanale nel giorno di Ferragosto. Era sabato, sì, eppure complice il calendario, sembrava domenica, una sorta di flop con delle responsabilità ben precise, individuate da FIVA Confcommercio. E avevamo chiesto alla civica amministrazione, in particolare all'assessorato competente, di voler poter anticipare il mercato del sabato ricadente nel giorno festivo, cioè al venerdì 14, non è stata accolta la nostra richiesta e di questo mi dispiace tantissimo. Voglio precisare che il compito dell'associazione è quello di fornire un parere obbligatorio ma non vincolante, quindi voglio dire che alla fine chi decide deve essere comunque sempre la civica amministrazione. Atanasi quindi ci va giù duro, tacciando l'amministrazione comunale, in particolare l'assessore alle attività produttive, Domenico Magliola, di scarsa capacità di ascolto eppure mancate competenze in materia. Da par suo, l'amministrazione fa spallucce. Proprio un andreottiano Magliola spiega come la scelta di mantenere il mercato al sabato di Ferragosto sia stata condivisa, per così dire, proprio con le altre associazioni di categoria. La Confcommercio è stata particolarmente dura in una serie di post e di commenti su Facebook, insolitamente dura. A pensar male molto spesso si fa peccato, ma ci si azzecca, diceva Andreotti. In questo caso io penso che sia solo ed esclusivamente campagna elettorale, anche perché le nostre ragioni le avevamo spiegate ben bene. Ossia, su tre associazioni sindacali che gestiscono, rappresentano la maggior parte degli ambulanti qui a Francavilla, due si erano espressi per continuare a mantenere il mercato sabato 15, così come tra l'altro è stata fatta in altre città, quali Ceglie e Ostuni, e dove è stato anche un successo. Certo, a Francavilla non c'è il flusso turistico che c'è a Ceglie e Ostuni, ma un po' di gente c'era, non c'erano gli operatori, ma è una scelta libera che non mi sento assolutamente né di biasimare né di lodare, insomma, ognuno è libero di scegliere se lavorare o meno. Professore, è diventato andreottiano? No, assolutamente non sono diventato andreottiano, però quando ci aveva ragione, aveva buon'anima. Insomma, come direbbe Andreotti, la verità sta nel mezzo. Beh, forse non era proprio Andreotti. Bene, adesso ci spostiamo da Francavilla e torniamo nella capoluogo, a Brindisi, dove dopo l'ennesima tragedia registrata nel giorno di Ferragosto sul tratto di spiaggia libera ex Lido Poste, dove è negato, come si ricorderà, un 38enne, si torna a discutere sulla necessità di aumentare la sicurezza nei tratti di spiaggia libera e, perché no, creare anche un posto di primo soccorso. Lo fa l'ADOC. Spesso ci ritroviamo a parlare di tragedie consumate o sfiorate nelle acque della spiaggia ex Lido Poste, un tratto di costa libera sul litorale nord di Brindisi. L'ultimo, in ordine di tempo, a perdere la vita il giorno di Ferragosto, un uomo di 38 anni annegato nel giorno di festa. L'ennesima tragedia che riapre il dibattito sulla necessità di maggiore sicurezza nelle spiagge libere. Negli anni sono state numerose le richieste di applicazione dell'ordinanza balneare della Regione Puglia inoltrate al Comune di Brindisi per l'attivazione del servizio di salvamento e non solo, come afferma l'ADOC di Brindisi. Le soluzioni le rivendichiamo da anni attraverso la semplice applicazione dell'ordinanza balneare che prevede il servizio di salvamento nelle spiagge libere o una convenzione con i lidi privati. Non basta mettere della segnaletica per dire che le spiagge libere non sono coperte da servizio di salvamento. Questo mette a repentaglio la vita delle persone e non ci si può affidare al servizio di salvamento dei lidi privati per quanto riguarda la prevenzione e il soccorso in mare. In aggiunta a questo, riteniamo che sia molto preoccupanti i tempi di intervento dei soccorsi, in quanto il primo presidio sanitario presente sul territorio rispetto alla Litorania Nord è l'ospedale Perrino di Brindisi e quindi i tempi di intervento sono molto lunghi, al netto delle comunicazioni di emergenza. Quindi riteniamo che Brindisi, come altre realtà marine, debba avere un punto di primo soccorso sulla litoranea che garantisca tempi celeri di intervento, ma anche che sia di punto di riferimento per i residenti che sono migliaia l'estate e così come sono migliaia i bagnanti che frequentano la litoranea nord. Inoltre, l'ADOC ritiene di dover aprire una campagna di sensibilizzazione per l'apertura sul litorale nord di un punto di primo soccorso.
Proseguiamo il nostro TG con una breve di cronaca. I carabinieri della stazione di San Donaci, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 71enne del luogo per porto d'armi ed oggetti atti ad offendere. In particolare, l'uomo controllato in una via del centro abitato alla guida di un motocarro di sua proprietà, a seguito di perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello in metallo della lunghezza totale di 36 cm, occultato nel vano porta attrezzi. L'arma è stata sottoposta a sequestro. Ci spostiamo ora a Mesagne. È stata presentata presso il Comune la seconda edizione del Festival cinematografico dedicato alla donna. Gianmarco Di Napoli. Ancora la donna protagonista in un festival che vuole essere al femminile, ma non femminista. È stata presentata nell'aula consiliare del Comune di Mesagne la seconda edizione del Messapica Film Festival, rassegna che apre una finestra sul cinema d'autore delle donne e che le donne le racconta, con proiezioni dal 19 al 23 agosto nell'atrio del Castello di Mesagne. Con prenotazione obbligatoria. Ovviamente una donna, Floriana Pinto, la direttrice artistica della rassegna. Accanto a lei, durante la presentazione, il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, e il consulente alle politiche culturali, Marco Calò. Lo scorso anno abbiamo avuto più o meno 200 persone a sera e questa volta avremo 60, credo 7, ancora non mi è molto chiaro neanche il numero preciso di persone, quindi il distanziamento ovviamente prende degli spazi diversi dalla normalità. Però nonostante ciò siamo felici che almeno quei 60-67 che potranno godere del festival danno comunque una continuità al progetto a cui tenevo tantissimo. È stato difficile quest'anno più dello scorso anno riuscire a fare una programmazione appunto di qualità anche con delle anteprime, però siamo felici e spero che insomma chi verrà si starà bene e apprezzerà come lo scorso anno. Una seconda edizione che abbiamo voluto a tutti i costi grazie alla determinazione della direttrice artistica Floriana Pinto, ma anche al fatto che tutti noi fossimo convinti del fatto che appunto anche in tempo di Covid ci potesse essere il MEF, il Messapica Film Festival. È la seconda edizione, non potevamo interrompere questo percorso. Certo, questo festival, questa edizione del festival subirà un ridimensionamento dal punto di vista della programmazione, non ci potranno essere ospiti, però comunque è stato prodotto un bel cartellone, sarà molto interessante, le persone dovranno prenotarsi per poter partecipare, andrà sicuramente bene, ma siamo convinti che l'anno prossimo potremo tornare a fare il festival così come l'avevamo immaginato e quindi con tanti ospiti del cinema nazionale e internazionale. E nel prossimo servizio il collega Michele Iurlaro ci parla dell'accordo trovato tra la Virtus Francavilla e il Comune. La società biancazzurra infatti ottiene così la gestione dello stadio Giovanni Paolo II per 15 anni. La firma c'è già, i dettagli però saranno esplicitati in una conferenza stampa ad hoc. La notizia confermata arriva comunque a sorpresa, con il sindaco Antonello De Nuzzo che, interpellato sulla questione stadio, o meglio sulla gestione, comunica che ad occuparsi dell'impianto per i prossimi 15 anni sarà la Virtus Francavilla Calcio. Una buona notizia per i tifosi, ma evidentemente anche per società e amministrazione, capaci di trovare nei giorni scorsi un accordo. È venuta una novità, diciamo, perché l'amministrazione comunale di Francavilla, il comune di Francavilla e la Virtus hanno sottoscritto un contratto all'esito della procedura di aggiudicazione di quella struttura. In base a questo contratto, essendosi la Virtus aggiudicata appunto la gestione dello stadio, la Virtus se ne occuperà per i prossimi 15 anni, che nel calcio sono un'era, e il comune da parte sua viene alleviato dai costi di manutenzione dello stesso stadio. Io devo dire che personalmente sono molto soddisfatto, anche nel mio duplice ruolo di sindaco e di assessore ai lavori pubblici, ho seguito molto da vicino questa vicenda, do atto alla società, do atto al presidente Antonio Magri di aver assunto un impegno economico di grande importanza, di grande prospettiva, però del resto esempi che in questo momento vanno per la maggiore ci insegnano che la struttura sportiva può cambiare il destino, se non di un intero popolo, perlomeno delle società, delle realtà sportive di un territorio. Dice bene il sindaco, 15 anni nel calcio sono praticamente un'era per un investimento importante da parte di un privato e con una gestione della cosa pubblica che, sotto questo specifico aspetto, viene sicuramente alleggerita da una spesa notevole. Covid permettendo, il Giovanni Paolo II è pronto a riaprire.
E tutte le notizie sportive riguardanti proprio la Virtus Francavilla, ma anche il Brindisi Calcio, ovviamente tutte le altre squadre del nostro territorio, alle 15.05 nell'85 Sport. Per il momento la linea passa all'85 News, dedicato a Lecce e provincia. Bene, tra poco ovviamente andremo a raccontarvi tutte le vicende riguardanti quello che accade appunto a Lecce e provincia. Cominciamo proprio con quanto accaduto negli ultimi giorni, e in particolare l'attenzione sarà puntata su quanto accaduto appunto nel periodo di Ferragosto, ma non solo ovviamente, perché partiamo con un servizio che ci racconta dell'accordo che è stato trovato tra la provincia di Lecce e il comune di Taviano per la pista di atletica leggera, una cattedrale nel deserto costruita negli anni 90, inaugurata nel 2004 e mai utilizzata. Paolo Franza. Prima di urinare, poi lo riempiono di botte. Il tutto sarebbe avvenuto nel parcheggio di una discoteca che, stando alle parole del sindaco di San Nicola Territorio, in cui ricade il quartiere Latino, non doveva svolgere nessun tipo di spettacolo di intrattenimento. E allora cosa ci facevano lì alle 4:30 della notte il gruppetto di ragazzi protagonisti dell'aggressione? Nelle scorse ore un 24enne originario della provincia di Lecce ma residente a Spoleto si è recato presso il commissariato di polizia di Gallipoli per sporgere denuncia. Il giovane si trovava in compagnia di una amico di 25 anni quando nel parcheggio della discoteca alcuni giovani avrebbero urinato sulla Renault Captur della presunta vittima. Il gruppetto, dopo aver riempito di botte il giovane, avrebbe infranto il parabrezza della sua auto per poi fuggire via. I sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù hanno visitato e dimesso il 24enne con una prognosi di 7 giorni. Proseguono le indagini, che però non potranno contare dell'ausilio di occhi elettronici. Il parcheggio risulta sprovvisto di telecamere. Questo era il servizio di apertura proprio su quello che è accaduto, questo fattaccio di cronaca che è accaduto appunto a San Nicola. Adesso ci spostiamo a Gallipoli, dove abbiamo provato a raccontarvi le reazioni dei gestori delle discoteche appunto sull'ordinanza del governo sulla proprio chiusura delle sale da ballo. Sentiamo. Rispettando le dovute precauzioni ed essendo stati tantissimo tempo a casa, comunque deve tornare tutta la normalità. No, ma io non le indosso per il coronavirus, faccio il ginecologo. Stasera qui mi diverto a fare questo, sì. Ragazzi, non ce n'è Covid. Ragazzi, la mascherina non l'ho mai usata, infatti mi pare che ce l'ho al contrario, però il coronavirus, come si dice a Bari, ci sa fare becchino, magno. Di divertirci in maniera giusta, quello è l'importante. Mantenendo le distanze, se si tolgono queste. Ma qui al sud siamo ben parati, purtroppo quelli del nord, però noi ce la viviamo bene. Tra virgolette. Tra virgolette. Dopo un anno di scuola, almeno un po' di pausa, una settimana, non ho detto un mese, una settimana. Soltanto 20 giorni fa si festeggiava per una delle serate più attese dell'estate salentina, quella con Bob Sinclair alla Praia di Gallipoli. Ora per le piste da ballo cala il sipario, tutto chiuso. Eppure dalla discoteca più chiacchierata del sud Italia fanno sapere di aver sempre rispettato le misure di sicurezza, anzi di essere sempre andati oltre, obbligando l'uso delle mascherine nei luoghi chiusi dove invece era facoltativo. Su 2.100 persone autorizzate per la serata con Sinclair ne hanno fatta entrare poco più di 1.400. Un settore, quello delle discoteche, messo sul lastrico, soprattutto per chi aveva deciso di investire in questa stagione anomala. Quello delle discoteche sembra essere l'unica causa del Covid, insomma. Siamo stati attaccati e demonizzati da tutti. Sembra davvero che il Covid passasse solo tramite il ballo. La realtà mi pare completamente differente. Noi siamo stati il settore che a marzo ha deciso di chiudere prima ancora del lockdown, perché abbiamo pensato che fosse giusto farlo. Ricordo che non c'è neanche un caso a livello nazionale all'interno delle discoteche, non c'è mai stato nessun focolaio all'interno delle discoteche, però il problema pare siamo noi. Restiamo in argomento, perché adesso ascoltiamo che cosa ne pensano i cittadini su questa ordinanza di chiusura, quindi il microfono proprio ai cittadini leccesi su quanto deciso nelle ultime ore.
Buongiorno, posso chiedervi cosa ne pensate della nuova ordinanza che ha chiuso le discoteche in Puglia e in tutta Italia? Mi sembra una cosa giusta. Hanno fatto bene. Andava fatto prima secondo lei? Sì, già di prima, sì. E l'utilizzo delle mascherine in orari prestabiliti dalle 18 alle 6, come lo vede? Dalle 18 alle 6 di mattina? Ma penso che chiunque deve decidere da solo quello che deve fare. Io dico, dove c'è confusione bisogna mettere sempre la mascherina, dove c'è molta gente. Hanno fatto bene a chiudere le discoteche? Sì, 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 sì. Lo stesso di lui, dici, penso. Lo stesso. Viene mia moglie, chiede a lei, non vado in discoteca. Le hanno chiuse sin troppo in ritardo, per quello che posso essere convinto. Però tutto sommato il commercio, le attività estive dovrebbero continuare, ma rispettando anche quelle che sono le situazioni che al momento ci circondano, quindi per me hanno fatto bene, anche in ritardo insomma. Le discoteche sono d'accordo, il distanziamento è fondamentale, l'utilizzo delle mascherine se non c'è distanziamento è essenziale, oltretutto bisogna ricordare sempre lavaggio delle mani e igiene fondamentale. Vado in discoteca e quindi non mi interessa. Cioè. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Taviano, dove è stato trovato l'accordo tra la provincia di Lecce e il comune per la pista di atletica leggera, una cattedrale nel deserto costruita negli anni 90 ed inaugurata nel 2004 ma mai utilizzata. La pista di atletica di Taviano venne progettata negli anni 90 e realizzata con un accordo tra provincia e comune per un costo preventivo di 4 miliardi di lire. La provincia approva il progetto nel 1998 portando a compimento i lavori, mentre il comune di Taviano non riesce a far fronte a parte dell'impegno preso. La convenzione sottoscritta prevedeva l'onere di mettere a disposizione l'area necessaria per costruire l'impianto, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Il comune inoltre si impegnava a pagare alla provincia il 50% delle rate del mutuo contratto, ovvero 1.548.000 euro. Da qui il contenzioso in tribunale tra comune e provincia. È l'attuale primo cittadino, Giuseppe Tanisi, ad aver trovato una soluzione. Lui che il 12 maggio del 2004, sindaco al primo mandato, partecipò all'inaugurazione. Il comune e la provincia di Lecce finiranno per rinunciare a oltre 200.000 euro di oneri finanziari e interessi passivi. In più il Comune di Taviano avrà un contributo straordinario di 250.000 euro, quindi noi ci siamo ritrovati con il rischio di dissesto del nostro Comune per una pretesa con un provvedimento dell'autorità giudiziaria esecutivo di 1.600.000, sarebbe stato il dissesto del nostro Comune. La ipotesi di soluzione si fonda anche sulla collaborazione di imprese private, quindi l'obiettivo nostro è quello di superare il contenzioso, giungere alla valorizzazione della pista di atletica e giungere ad una condizione utile per i tavianesi. Non disperdere la pista di atletica che diventerà poi di proprietà dei tavianesi, diventerà di proprietà del patrimonio comunale. Non si placano le polemiche in merito alla candidatura di Lopalco alla Regione Puglia e Dattis raccoglie tutte le dichiarazioni della professione, materiale utile alla procura? Lopalco continua a rilasciare dichiarazioni alla stampa, quasi sempre ovvietà assolute che nulla aggiungono dal punto di vista scientifico sul Covid-19, quando dovrebbe occuparsi di ciò per cui è pagato dai pugliesi. Tanto comunicano in una nota congiunta il commissario regionale di Forza Italia Puglia, l'onorevole Mauro Dattis, e il suo vice commissario, il senatore Dario Damiani, lautamente retribuito per fare il coordinatore da task force regionale e non per farsi campagna elettorale con i soldi dei cittadini. Eppure l'unica attività che sta svolgendo Lopalco è la propaganda personale, un comportamento che lede la sua credibilità scientifica perché i pugliesi non sanno più quando lui parla se lo fa da scienziato o da candidato con Emiliano alla ricerca di voti e visibilità. Abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo tutte le sue dichiarazioni dall'inizio della pandemia. Potrebbe esserci materiale utile per le procure, vedremo, concludono i vertici forzisti. Lopalco non risponde agli attacchi della centrodestra, ma dice, mentre qualcuno si faceva i selfie in spiaggia, noi lavoravamo, sentiamo.
Il virus non va in vacanza, così come non sono andati in vacanza nel weekend di Ferragosto tutti quei colleghi dei dipartimenti prevenzione che a tempo di record hanno montato postazioni drive-in e hanno eseguito centinaia di tamponi per dare un po' di serenità a quei turisti pugliesi che sono rientrati dall'estero e volevano essere sicuri di non aver portato a casa il virus, magari insieme con qualche altro souvenir. E rispedisce al mittente insomma ogni attacco il professor Lopalco, non dà peso alle parole del centrodestra, ma anzi con un'ironia degna di chi conosce bene la macchina politica lancia chiare frecciatine. Durante il weekend di Ferragosto quindi c'è stato chi si è fatto i selfie sulle spiagge, chi invece ha lavorato in prima linea. Proseguiamo il nostro telegiornale, ma cambiamo argomento. E dunque ha tenuto Lecce con il naso all'insù al passaggio della sua mongolfiera ad oggi ai nostri microfoni si racconta in esclusiva Raffaele Moscara, ingegnere e pilota della mongolfiera a scacchi. Ingegnere dal cielo alla terra, pochi giorni fa sorvolava Lecce con la sua mongolfiera a scacchi che non è passata inosservata, oggi concede in esclusiva un'intervista a noi. Come ha visto Lecce dall'alto? Dal basso ha regalato un sogno ai cittadini, dall'alto invece che impressione si ha? Allora dall'alto sorvolare Lecce è sempre per me un'emozione, visto che le mie origini sono quelle salentine, quindi io Lecce l'ho vissuta e conosciuta dal basso, ma sorvolarla devo dire conferma la sua bellezza, è eternamente una città bellissima. Ecco. Come le è venuta l'idea? Acquistare una mongolfiera non è proprio acquistare una bicicletta come mezzo di locomozione, come le è venuta questa idea? Allora, la mongolfiera diciamo è un po' come tutti è un sogno affascinante, no? Quindi un po' nel momento in cui poi ci si avvicina a questo velivolo e ci si può appassionare, quindi si rimane stregati e quindi si continua su questa linea, insomma. Io l'ho conosciuta e sono rimasto affascinato e ho approfondito, per carattere sono così, e quindi la mongolfiera mi ha coinvolto totalmente adesso. Chi ha insinuato che lei volasse senza le autorizzazioni, cosa risponde? Bah, allora, in realtà un pilota sa benissimo che non si può sorvolare, diciamo, o volare senza autorizzazioni, quindi un pilota di mongolfiere è sicuramente dotato di brevetti e delle conoscenze giuste, quindi sa chi contattare, sa quali sono le procedure, sa quali sono i permessi da chiedere per fare un volo. Ed era questo l'ultimo servizio per quanto concerne questo 85 News dedicato a Lecce. Subito dopo la pubblicità andiamo con il TG Sport. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento.